giovedì o martedì sera il mio collega di Milano, Antonio Pesenti, il direttore dell'anestesia e rianimazione policlinico, mi ha chiamato perché si era creata una situazione per cui due malati non avevano ventilatore ed erano ventilati a mano e non sapevano come procedere. Superato il momento di angoscia e di disperazione, abbiamo cominciato a lavorare. Noi lavoriamo insieme da anni, facciamo ricerca insieme, abbiamo coordinato studi sull'insufficienza respiratoria acuta a livello internazionale da tanti anni. Abbiamo messo insieme i pezzi, abbiamo ricostruito la letteratura, abbiamo rivisto la letteratura e ci siamo accorti che era descritta come un bricolage artigianale questa possibilità di collegare un ventilatore a due malati. Abbiamo sentito la mattina dopo questa azienda di Mirandola, l'Intersurgica, gli abbiamo detto: noi avremo questa esigenza, abbiamo questa idea, lo faremo così, così e così. Senza un disegno, loro hanno fatto un prototipo, dopo 48 ore ce l'hanno mandato, noi l'abbiamo testato ed adesso è in produzione. Che cosa serve? Serve a consentire la ventilazione contemporanea di due malati con un ventilatore. Normalmente noi usiamo un ventilatore per un malato, così è possibile ventilarne due, quindi raddoppiare la capacità di assistenza di malati che hanno bisogno di ventilazione artificiale. Io sono contento di questa cosa? No, perché se noi abbiamo pensato ad una cosa del genere, vuol dire che siamo vicini al limite di saturazione della nostra capacità di assistenza. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale Lombarda. Se la gente non capisce che deve stare in casa per fermare la diffusione dell'epidemia, noi non saremo in grado di assisterla. Utilizzando questa tecnica, è vero che noi aumentiamo la capacità di assistenza, ma riduciamo la qualità dell'assistenza. Vuol dire che siamo a un livello vicino alla disperazione. Non lo siamo. Noi oggi riusciamo a rispondere a tutte le esigenze, con grande fatica e con grande stress. Ci stiamo riuscendo, ma la gente ci deve aiutare restando in casa. Basta.